World Trade Center? A plane? As they stood in the hall and they answered the call of freedom for the whole world to hear. Buonasera, siamo ad Atlanta nel 1996. Una giovane ragazza veneta, per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, in azzurro. È lì nel gruppetto di test dove ci sono gli atlete che contano. Una prima parte di gara a studiare le avversarie, ma questo l'avremmo realizzato dopo. Ma che a tutti noi appassionati di ciclismo e di fuoristrada sembrava un inseguimento, in affanno, ai mostri sacri di quei tempi. Parliamo della canadese Alison Sidor, le statunitensi Susan De Mattei, Julian Furtado, la norvegese Gunrita Dale e molte altre fortissime atlete. Ad un certo punto la nostra atleta cade. Per noi a casa, incollati al piccolo schermo, panico, delusione, è finita. Questa prima avventura della mountain bike è andata male per noi italiani. Ma la ragazza in azzurro inaspettatamente si rialza, tranquilla, raccoglie la sua borraccia e riparte tutta. Raggiunge e supera tutte le avversarie che trova sul suo cammino, sino a guadagnare la testa della corsa e... quasi senza accorgersene vince. Signore e signori, è con noi Paolo Pezzo e sono onorato che abbia accettato il mio invito a partecipare a questa puntata di Quattro Parole con. Buonasera Paola e grazie per il tempo che ci stai dedicando. Buonasera a tutti e grazie a voi. Se non erro sei appena tornata dal lavoro, perdono un po' la curiosità, ma oltre alla famiglia cos'è che ti impegna la quotidianità per farti tornare a casa alle 8 di sera? Ma sai, collaboro con una scuola, ho una mia scuola di mountain bike a Valeggio, e più ho questi ragazzini che insomma gli piace stare dentro il parco, la scuola, però insomma qualche volta gli piace anche uscire nei boschi, in mezzo alla natura, e allora prendo l'occasione e li faccio uscire un po' sul tardi, perché anche oggi c'era caldo, insomma cerchiamo di uscire verso le 6 di sera, in modo che dopo insomma c'è meno caldo e si sta bene. Comunque è la mia passione, per cui lo faccio volentieri, loro vogliono imparare tante cose da me, io sono sempre disponibile, insomma per i ragazzini, per i giovani, ho sempre piacere. Ecco, Paola Pezza, l'atleta italiana che meglio di chiunque altro ha contribuito a promuovere la diffusione della mountain bike nel nostro paese. Giusto due parole, hai vestito la maglia azzurra in 3 Olimpiadi conquistando medaglie d'oro sia ad Atlanta che a Sydney nel 2000. Sei una delle due atlete al mondo ad aver vinto Olimpiadi mondiali e classifica finale di Coppa del Mondo. Praticamente hai vinto quasi tutto c'era da vincere. Quale gara manca ancora al tuo palmarès, Paola, che hai il rammarico di non aver vinto? Ma vi devo dire che la mia carriera è stata stupenda. Cosa dire, ho vinto tutto quello che c'era da vincere e io ero molto testarda. Se mi mettevo in testa una cosa, la dovevo raggiungere per forza. Per cui nell'agonismo ho vinto tutto, poi per me lo sport non era tutto, per una donna, insomma una famiglia e figli è molto importante, per cui è arrivata anche la decisione di smettere e di avere una famiglia, per cui sono arrivati i figli, che io direi che sono altre due medaglie d'oro, insomma oltre alle due che ho vinto, io direi che sono più che soddisfatta, non potrei chiedere altro. Ottimo. Senti, invece qui accennavi al tuo attuale impegno per la diffusione del ciclismo e del fuoristrada. Se non sbaglio sei anche un direttore sportivo in questa scuola che hai accennato. Ma come ti sei trovata invischiata in questa avventura? È qualcosa che hai generato tu e Paolo o hai avuto altre richieste? Ma no, questa scuola l'avete fondata voi? Sì, è una cosa che ci tenevo, perché ho sempre detto quando una volta smetto di correre, fare l'amatore non mi piace, non fa per me. Io volevo solo dedicarmi ai ragazzi, ai giovani, portare la mia esperienza e fargli conoscere questo bellissimo sport.
per cui ci tenevo tanto e ci siamo riusciti, finalmente adesso abbiamo la nostra scuola di mountain bike, in più collaboro anche con un'altra scuola, un liceo scientifico sportivo, dove insegno anche lì, insomma nei 5 anni è obbligatorio portare la mountain bike e io sono sempre tra i giovani. Caspita, famiglia è un bel impegno. Torniamo alle origini, Paola. Il tuo esordio come atleta avviene con lo sci di fondo. Come è avvenuto poi il passaggio alle due ruote? È una storia un po' lunga, però niente, ho iniziato all'età di 8 anni a fare sport, ho praticato lo sci di fondo, perché ero molto magra, non mangiavo poco, mia mamma preoccupata ha detto, vabbè, facciamogli fare una visita al dottore, chissà che il medico fa, va, facciamogli fare un po' di attività sportiva, chissà che faccia un po' di appetito. E così mi ha iscritto allo sci club dove abitavo, in montagna, Bosco Chiesa Nuova, non c'erano tante alternative, per cui o si faceva sci di fondo o discesa. E mi ha iscritto allo sci di fondo e da lì ho iniziato per caso, però devo dire che insomma... Già da bambina tanto mi divertivo e lo prendevo come un gioco, come deve essere adesso per tutti i giovani. Poi piano piano crescendo ho visto che avevo delle qualità e da lì mi sono impegnata sempre di più, insomma all'età di 14 anni lì ho cominciato a capire che avrei avuto delle buone possibilità. Ho iniziato a vincere le prime gare, sono arrivata seconda al campionato italiano per pochissimi secondi dietro la Stefania Belmondo. Sono stata in nazionale giovane con loro e niente, il mio sogno era quello di andare alle Olimpiadi con gli sci. E poi lì c'è stato, adesso non stiamo qua a parlare perché diventa lunga, sono rimasta poi dal giro della nazionale giovanile senza un motivo, ci sono rimasta molto male a quei tempi, insomma, forse anche un po' è stata una cosa politica, doveva entrare qualcun altro. E si sono dati la colpa una con l'altro e vabbè, dopo in famiglia non è che c'era la possibilità di andare per avvocati e vedere cosa è successo, tutte queste cose. Sono rimasta molto male sono stata ferma un anno, nel frattempo ho lavorato, però lì al mio paese c'era un signore chiamato Peppo, Ginepro, detto Peppo, faceva il dentista, però era amante della bicicletta, lui aveva la sua bici da strada, e comprava queste biciclettine e dopo d'inverno o anche d'estate quando non c'era lo sci di fondo d'inverno si andava con lui d'estate, ce le imprestava e ci faceva andare con lui, lui stava davanti e noi tutti dietro, guai chi lo superava. Da lì insomma così, ma per allenamento abbiamo ancora un dietro motore molto particolare, insomma. Sì. No, andava piano adagio e guai chi lo superava perché si arrabbiava. E da lì, insomma, dopo, quando ho saputo che io sono rimasta fuori anche dalla nazionale così, mi ha detto, guarda, lui non so come ha fatto, dopo un giorno mi chiama, mi dice, vieni su, ho un regalo per te. E io sono andata, avevo questo rampichino, le prime rampichino, queste biciclette con il cambio. Mi fa, provala, vedrai che è il tuo, ti piacerà perché è il tuo futuro, il tuo sport. In effetti era... Arrivando dallo sci di fondo era simile, perché come sport era una volta c'erano veramente le gare dure, si andava in salita ma si portava anche la bici a spalle, per cui io arrivando dallo sci di fondo a piedi andavo molto forte. Certo. Ho dovuto imparare un po' la tecnica in discesa, però ecco, grazie a questo signore diciamo ci ha visto lontano, insomma, perché mi vedeva sì. Che un pochettino alla strada, insomma, avevo i numeri. È stato un buon talent scout. Senti, qui torniamo a vedere le tue foto di Atlanta. Qui hai un magrissimo Paolo Rosola. In forma okay. Era. Esatto. Tu sai che si è definito il Richard Gere di Atlanta, ok. Allora, lui ex professionista, perché non, ma sono sicuro che lo conoscono tutti, è stato un ex professionista su strada e fuori strada. Ecco, oltre a essere il tuo compagno nella vita, è stato poi alla fine il punto di riferimento della tua carriera come atleta e campionessa. Ma come vi siete conosciuti? Qui facciamo un po' di gossip. Sì. Ma niente, lui, io non seguivo tantissimo la bici da strada, sono sincera, che
Sì, quando c'erano i mondiali, magari conoscevo Gimondi, Mosè, sentivo parlare, però. E invece, poi dopo lui aveva fatto l'ultimo anno con la Bianchi, aveva fatto i 6 mesi su strada e poi aveva fatto un contratto come 6 mesi, anche loro erano le prime mountain bike, per cui aveva fatto questi ultimi 6 mesi con la mountain bike. E lì ci siamo conosciuti praticamente alle prime gare di mountain bike che c'erano in quel periodo, non so se è il 90, 91, non so, l'89, 90 in quel periodo. E io correvo per una squadra di Verona. E lui ha visto che insomma le gare andavo forte e niente, lui essendo dentro la Bianchi ha chiesto a Gimondi, ha detto guarda questa ragazza va forte e niente, da lì insomma alla fine mi ha fatto fare contratto con Gimondi e sono entrata a far parte della squadra con la Bianchi, per cui da lì poi stando insieme così in squadra, devo dire che lui comunque mi ha insegnato molto anche la tecnica in discesa. È vero che lui arriva dalla strada, magari a volte, però lui era un cavallo pazzo, lui è salito sulla mountain bike in discesa, veramente andava giù forte. Invece io ero forte in salita perché arrivavo da usci di fondo e quello che guadagnavo in salita a volte lo perdevo in discesa. E da lì insieme ci siamo messi lì e abbiamo lavorato tanto tanto sulla tecnica, sulla discesa, sono migliorata, sono diventata insomma completa e sono arrivati anche i risultati poi dopo. Certo. Io non volevo dirlo, cavallo pazzo, però siccome è il nomignolo che gli davano i suoi compagni di squadra. Senti, tornando a parlare di Paola Pezzo, nel tuo palmarès si trovano una sequenza di vittorie incredibili, insomma, per un atleta. Allora, titolo italiano, un mondiale, quindi titolo italiano nel 92, il mondiale nel 93. Poi invece la notizia è che nel 94 la mountain bike sarebbe diventata uno sport olimpico. Qual è stato il tuo percorso di avvicinamento ad Atlanta? Poi magari parleremo di Sydney, che Sì. mi diceva Paolo che è stato molto simile. Sì, beh, comunque non è stato facile arrivare lì, neanche a vincere il primo mondiale nel 93, perché era uno sport giovane, io dovevo lavorare, insomma, non potevo mantenermi con questo sport. Io lavorato alle poste, facevo i turni, facevo sì, i turni, però facevo anche, lavoravo i 3 mesi, perché a me piaceva tantissimo lo sport. Però per andare a correre all'estero, per capire come si allenavano le avversarie, per conoscerle meglio, per studiarle, avevo bisogno di andare in America o in Canada, perché qui in Italia insomma non c'era molta rivalità. E allora ho lavorato alle poste e niente, poi mi licenziavo, infatti i miei 3 mesi mi licenziavo con quei soldi che guadagnavo, andavo all'estero a correre. E niente, è andata così fino al 93. Nel 93 poi ho vinto questo mondiale, mi ricordo durissimo perché ha piovuto tutta la settimana, un fango tremendo, 3 ore di gara, 2 ore e 50, per cui adesso corrono sia da un'ora, un'ora e un quarto. E niente, da lì, da quando ho vinto il mondiale, cosa è successo? Sono andata a lavorare ancora lunedì, ho finito i miei mesi che dovevo finire e poi insomma. Ho fatto un contratto con Gary Fisher America direttamente e da lì devo dire che sono diventata professionista a tempo pieno. Avevo tempo allora, sai, come tutti i professionisti, di allenarmi, riposarmi e fare le cose giuste. Se anche nel Certo. tempo, perché io facevo diciamo, le poste, alla fine mi era arrivato anche l'assunzione statale, cioè mi prendevano fi posto fisso a quel tempo, a quegli anni, anche adesso magari averlo. Avere il posto fisso è stata dura la decisione perché mia mamma voleva il posto fisso e io volevo provare con lo sport e io ho rischiato e insomma c'è stato niente da fare, ho continuato, è andata bene, però insomma. Beh, ma già il fatto che tu mi hai raccontato questo episodio del lavoro, li spendo per andare a vedere le altre, è già un segnale di una determinazione, secondo me è una motivazione molto forte, insomma. Quindi questo sicuramente è un bel segnale. Senti, parlo di una cosa che so che all'inizio ti ha dato molto fastidio, però poi hai cambiato idea, insomma, quando forse hai capito meglio. Parlo della tua scollatura, insomma. Quella che hai esibito all'arrivo di una gara torrida, quindi posso immaginare
che il caldo che faceva ad Atlanta. E però tu con questa scollatura hai fornito un assist formidabile ai giornalisti italiani per parlare all'inizio di te più che della tua meritatissima vittoria. Ecco, la mia domanda è: come ti sei sentita dopo che ti hanno tolto, ma questo è avvenuto solo un pochino, la soddisfazione di quella medaglia conquistata con fatica, sudore e una condotta di gara da atleta matura e vincente? Allora, già sì, già è stata dura, perché arrivare alle Olimpiadi non si prepara così, ma ci vogliono 3-4 anni per preparare un'Olimpiade. Per cui non ero tra le favorite, perché avevo 27 anni, però non mi davano come favorita, però io ho voluto fare le cose fatte bene a casa, mi sono preparata negli anni precedenti, perché io sono una fatta così, come ho detto prima, metto in testa una cosa, la devo fare bene, l'obiettivo devo... Paola, ti interrompo per un attimo, con te c'era anche Annabella Stropparo, no, in quell'anno? Sì, esatto, sì. Okay. Ho fatto l'Olimpiade insieme, la prima. E niente, lì allora, per preparare questa Olimpiade, perché c'è sempre una preolimpica dove si va per vedere sia il percorso, il posto e tutto quanto, e avevamo capito che insomma sarebbe stato un gran caldo in quel periodo, per cui erano 40 gradi, 98 di umidità. E io, nata in montagna, lo soffrivo moltissimo quel tipo di clima lì. Allora cosa ho fatto? Sono andata a abitare. Oh, prima ho fatto un esperimento in casa. Ho messo i rulli e le pentole a bollire, fare un bel vapore, sai, quello. Bellissimo. Ho detto così non ce la posso fare, troppo. Allora cosa ho fatto? Ho preso casa in affitto, valigia sul Mincio, non so se sai. Sì. Armi nella bassa veronese, nelle ore più calde, in mezzo alle risaie, verso Mantova, le parti in mezzo alle risaie, in modo da abituarmi a quel tipo di clima, perché sennò l'avrei sofferto tantissimo. Per cui è stata dura, perché ho fatto 2 anni così intensi. Però mi è servito molto, quando sono arrivata là ero preparata. E niente, dopo insomma ero tranquilla, perché non ero tra le favorite, ero preparata bene, poi arriva la gara e niente, è andato bene, sono partita bene, poi c'è stata quella caduta, che lì ero talmente forte di testa e concentrata, che ho detto, adesso, se anche vedi l'immagine, la prima cosa che ho fatto, ho raccolto la borraccia. Sì, l'ho vista subito. In quei casi lì, perché c'è di testa, perché dici la borraccia, quel caldo che c'è, è la prima cosa che mi serve. Allora, prima ho raccolto la borraccia e poi sono salita in bici. E dopo mi sono detta, adesso devi stare tranquilla, non andargli sotto subito a tutta, per rischiare dopo con questo caldo di saltare. Avevo paura che avessero preso troppo vantaggio. Invece io con la mia calma e continuando col mio passo, quando ho visto che gli stavo andando sotto di nuovo, cosa ho fatto? Forse anche la rabbia della caduta le ho passate e sono andata. Dopo ho paura magari di essere partita un po' troppo presto, e invece sono riuscita a gestire bene le mie forze, anche grazie all'allenamento che ho fatto, che mi è servito tantissimo. E poi è arrivata questa vittoria. Il giorno dopo si parlava più del décolleté che della mia impresa, e quello sicuramente mi ha dato tanto fastidio. Però dopo, dai, grazie a quel body, tutti ne parlano ancora oggi. Devo dire che tu hai fatto, sei stata una... Io mi occupo di marketing nella vita reale. Sei stata bravissima, praticamente hai... contribuito a lanciare la mountain bike in Italia e non solo da noi. Cioè, io penso che ora tu ne sei orgogliosa di questo. Sì, no, è cresciuta tantissimo la mountain bike, soprattutto dopo le mie Olimpiadi, ma soprattutto tante ragazze adesso vanno in bicicletta, che prima c'era un po' il tabù, perché sai, andare in bici con una donna, le gambe grosse, ti vengono le gambe muscolose. Invece non c'era niente in vero, io molto alta e longilinea, di chilometri ne facevo. Anzi, è dura, perché è uno sport insomma di fatica, però insomma sono contenta che adesso almeno c'è tanta gente che va in mountain bike, e soprattutto tante donne. E dopo anche che insomma quello che volevo io era non perdere appunto la femminilità andando in mountain bike, era uno sport un po', diciamo, da maschio. E allora con la ditta Castelli abbiamo creato questa nuova linea, perché io ci tenevo alla femminilità, e anche questo è stato molto importante, perché in America io cambiavo spesso modello, colore, paillette,
avevo di tutto e di più, e gli americani quando andavo là loro non vedevano l'ora che io mi presentassi alla gara per vedere come partivo vestita. Sì, sì, sei stata una buona ambasciatrice. Senti, poi tra Atlanta e Sydney invece hai corso anche su strada. Mi raccontava Paolo fuori onda che hai partecipato a un Giro d'Italia, un Giro del Trentino, insomma, quindi ti sei dilettata anche con la bici da corsa. Quindi, sì, perché dopo le gare diventavano sempre più veloci, c'era bisogno di ritmo. A me mancava moltissimo, allora avevo pensato, facciamo delle gare su strada, ogni tanto mi metto dentro e cerco solo di acquisire un po' di ritmo. Infatti, quando c'era qualche gara, ad esempio ho partecipato alla Varazze Sanremo, delle donne, ho fatto il Giro del Trentino, ero in una squadra mista, una squadra che mancava una ragazza, insomma sono riuscita a entrare. In realtà questa ragazza è andata subito a maglia, per cui ha preso la maglia, qui abbiamo dovuto lavorare per 4 giorni, non ti dico. sì, mi immagino. Poi in quel periodo c'era la Luperini, la Cappellotto, che erano la GAS, ma avevano due squadre con due nomi diversi, ma praticamente... Era la stessa squadra. Sì, erano 7, erano 15, quando attaccava una era tutto uno scattare. Io sono arrivata morta il 4° giorno, non ce la facevo più, però in salita sono andata forte, sì. Immagino. Senti, faccio vedere un video che è questo qui, dove è Sydney. Qui, ecco, giusto a scanso di equivoci, ovviamente l'hai passata giusta, quindi oramai era morta, quindi non è caduta da sola. Sì, lei... psicologicamente era già cotta. Esatto. Perché quello è un passaggio che sì, non era niente, allora magari sembrava un saltino, adesso quei salti che ci sono, ragazzi, allora non era niente, però era quello più lineare, più dritto. Cioè, lei è uscita di lì per poi rientrare sul stesso percorso. Lei quando mi si è vista a me che la stavo passando in quel punto, un po' ha inchiodato dietro, davanti, non so, gli si è imbarcata un po' la bici, dopo ha cercato di prendermi per la maglia, però dopo anche l'ultimo giro la Blatter l'ha passata, ha perso la medaglia d'argento, è arrivata terza perché la Blatter l'ha passata lì sul stesso punto, quindi quando uno sbaglia, cioè se una fa la traiettoria migliore della mia, il giro dopo cerco di copiare, invece era proprio andata. Sì, era andata. Ecco. Per me era difficile, insomma, perché... era la seconda Olimpiade, dovevo dimostrare a tutti quello che... Sì, dovevo difendere il titolo, insomma, è stata più dura. Sì, però vabbè, l'hai difeso alla grande, quindi non eri la ragazza apparentemente spaventata di 4 anni prima, anzi, qui hai veramente dimostrato il tuo talento. Ho imparato come ho voluto io, di testa mia, per cui io non badavo tanto a programmi o tabelle, no? Andavo sensazioni, io mi dovevo allenare, mi dovevo divertire. E lì, anche lì per preparare questa Olimpiade che ci portavano via solo 10 giorni prima, il fuso orario era troppo poco, erano 12 ore avanti poi. Quando vai avanti, il fisico soffre di più che non fa quando vai in America così che vai indietro. Certo. E allora, ho detto, 12 ore, ci vogliono solo 12 giorni perché recuperi il fuso orario 1 ora al giorno, ci voleva solo 12 giorni per recuperare solo il fuso orario, una gara come le Olimpiadi. E allora ho pensato bene di iniziare qui a casa a abituarmi, a ambientarmi a quel tipo di fuso orario. Per cui dopo un mese prima ho iniziato a uscire alle 6 di mattina, ogni 3 giorni anticipavo di un quarto d'ora fino ad arrivare alle 3 di mattina che era la mia gara, il giorno di gara. Per cui uscivo di notte, non facevo allenamenti specifici, avevo Paolo che mi faceva luce, dopo una settimana, 10 giorni, Paolo è tutta sei matta, io non ci vengo più, e dopo si è ripreso. Però questo faccio io, mi metto in mente una cosa e la devo fare. Senti, parlando della tua bici, allora qui più o meno la vediamo, adesso se riesco, eccola qua. Poi non tutti si ricordano di alcuni particolari, beh, quello più evidente è l'ammortizzatore che credo ti abbia realizzato su misura Gary Fisher. Altri dettagli sono il tricolore al contrario e così via.
del colore contrario, non so, se una bandiera messicana. Esatto. Allora, quella bici all'epoca era innovativa, insomma. Beh, con Gary Fischer io stavo giù a casa sua e era veramente un genio, perché insomma ha capito che avevo questi problemi alla schiena, che soffrivo un po' mal di schiena, e lui ha pensato di fare questo ammortizzatore dietro, e devo dire che mi ha salvato tantissimo, perché insomma non ho più avuto nessun problema, è un po' stata la novità, insomma. Se anche poi c'era la Ricci che aveva già una cosa simile, insomma. Sì, infatti. E da lui ha studiato questo modello di bici, insomma. A vedere adesso questa bici qua, veramente, al manubrio stretto, la Pozzella avrà avuto un 10 di discussione. Sì. Cos'era? Era una RockShox, no? Mi pare, una, tipo sì, una sì. Mag 21, qualcosa sì, del genere. Aveva niente di discussione, boba. Sì. Manubrio strettissimo, adesso sono tutti lati, tutto, cioè... Adesso sono da 70 centimetri. All'epoca era una gran bici. Senti, dove è andata a finire questa bici? Sì. Ce le ho tutte io. Fare un piccolo museo un giorno quando ho una stanza. C'ho perfino la zolla di Prato di Atlanta. C'ho tutto di più. Sì. Io qualche anno fa ho intervistato Francesco Moser. Lui ha fatto la stessa cosa. Quindi se, non so se sei mai stato in cantina da lui, praticamente ha una stanza. Continua a invitarmi su a raccogliere l'uva. Non a bere, perché oltretutto fa un bel vino, un buon vino. Senti, sempre tornando a parlare del 2000, è stato un anno ricco per l'intero movimento femminile, insomma, quindi la tua conferma ha dato un sacco di slancio. In questi anni, tu li hai menzionati, c'erano questi altri mostri sacri, la Belluti, la Luperini, la Cappellotto, la Imelda Chiappa, che era più che altro una pistard, ecco, e poi c'era Paola Pezzo, insomma. Questi erano un po' i nomi che giravano in quegli anni. E dopo, cos'è che manca all'Italia oggi per tornare sul gradino più alto del podio nella mountain bike olimpica? Nella mountain bike abbiamo un settore giovanissimo, sì, un settore giovane che è molto importante, perché ci sono tantissimi ragazzi giovani che praticano la mountain bike. Cosa dobbiamo fare? Dovremmo lavorare più, crederci più nei giovani, magari non so come fanno gli svizzeri, magari, che lavorano tanto e poi li seguono tantissimo con i ritiri, tante cose che poi quando sono professionisti, insomma, si vede, nei primi 10 ne arrivano 6. Cioè, bisogna fare crescere appunto questi giovani, crederci e aiutarli a lavorare, è l'unico modo. Dopo bisogna anche che, quando sono giovanissimi, dovrebbero farli divertire un po' di più, perché arrivano a junior che io conosco, insomma, ho visto qualcosa che troppi allenamenti, troppa pressione. Sì, concordo. Il ragazzo dopo, quando ha 16 anni, che comincia a ragionare con la sua testa, dice: ascolta, io lascio, perché invece facciamogli fare la multidisciplina finché sono giovani, che si divertono, tanto ce n'è di tempo dopo per pedalare e vincere. Non è il momento, quando sono giovani, che devono fare il risultato, è dopo. Certo. Senti, se la nazionale femminile di mountain bike fosse gestita da una donna, così come viene per il calcio, Paola Pezzo si candiderebbe? Perché no? Io avevo già buttata l'idea quando ho fatto i 2 anni come aiuto tecnico, perché le donne hanno veramente esigenze diverse, sono un po' abbandonate. Io ci tenevo tanto, bisogna creare, insomma, delle situazioni a parte, non puoi mandarle via insieme ai maschi. I maschi hanno un altro ritmo e loro si tirano ancora ogni volta. Insomma, a me piacerebbe che dividessero le due cose, come in Svizzera, insomma, tecnico per i maschi e un tecnico per le donne, insomma, perché no? Sarebbe giusto. Senti, invece, parlando dei percorsi, tu l'hai accennato che le difficoltà nei percorsi, per renderli più spettacolari, sono aumentate parecchio. Ecco, qual è la tua opinione in merito? Troppo? Giusto?
Troppo, sì, anche per me è troppo, perché adesso veramente suoneranno spettacolari per il pubblico, per la TV, non dico, però veramente ci sono dei pezzi che sono freerider, vero? Un conto è che fai freerider, che sei protetto, hai le gomitiere, le ginocchiere, insomma, quando cadi su quei massi di sassi là, a punta, cioè fa male, eh. Poi arrivi sempre, il primo giro va bene, quando cominci ad essere un po' stanco, dopo 3-4 giri, insomma, diventa sempre tutto più difficile. E soprattutto le ragazzine junior, perché arrivano da allieve e si trovano un passaggio troppo enorme. Insomma, allieva, si trova un percorso da junior, insomma, non è facile. Per cui o cresci facendo BMX, salti e quant'altro, ma veramente hanno un po' esagerato, speriamo che, insomma. Quando facevo io era mountain bike, era tecnico, c'era, però insomma tutto naturale, radici. Adesso veramente sono troppo costruiti, forse, Sì, per me. quindi rock garden, tronchi e così via. Poi già c'è il passaggio tra giovanissimi e esordienti allievi e poi Se si va no, sempre in crescendo. ragazze magari insomma, si perdono, perché dicono. Sono quelle brave che magari sai, si debuttano, okay, però insomma è sempre un rischio, sono sempre là che No, rischiano. certo. Quando io ho fatto 2 anni con le A, avevano tutte le ginocchia massacrate, le ragazzine, non ce n'era una che aveva un ginocchio sano, per cui insomma. Senti, tu hai accennato alla multidisciplinarità che sembrerebbe applicata ancora poco in Italia, soprattutto nella formazione dei giovani ciclisti. Ma pensi che si possa cambiare, questo trend? Cosa occorrerebbe fare? Sarebbe importante collaborare con le società di una mountain bike, perché immagino che avere 3 bici sia possibile per un genitore, insomma, però collaborare magari, non so, i ragazzi della strada domani vengono da me, fanno mountain bike, metti a disposizione le biciclette e si fa mountain bike, dopo un giorno magari si va da loro. L'importante è che magari la società metta a disposizione un po' le bici, anche andare in pista così. Io penso che i ragazzini, sarebbe importante per i ragazzi, insomma, acquisire tutte le abilità tecniche, perché quando hai l'abilità tecnica, dopo puoi andare dove vuoi, puoi fare quello che vuoi dopo, puoi andare in pista, puoi andare su strada, puoi andare ovunque. Io penso che il BMX e la mountain bike sono quelli che ti insegnano di più a guidare la bici e a stare sulla strada. Sì, sono d'accordo con te. Ecco, qual è stata la tua forza, il tuo segreto? Cosa occorre sviluppare per diventare un campione come te, Paola? Ci vuole determinazione, forza di volontà e niente, soprattutto bisogna, in questo sport bisogna saper divertirsi, non stare lì a guardare tanto tabelle, se un giorno non hai voglia non devi fare quello che hai sulla tabella, vai a casa e rifai il giorno dopo se stai bene, invece tanti seguono troppo queste tabelle. Filo per segno, insomma. Certo. Ricordo solo Cioni quando ha corso tanto con noi, sempre in nazionale, lui veramente seguiva le tabelle, se doveva farci quello, le doveva fare. Era uno che ci teneva tantissimo lui. Però io no, invece, insomma, se un giorno non sta bene, soprattutto le donne, ai periodi, insomma, alti e bassi, non puoi. Certo. Sì, è meglio non esagerare, insomma. Sì, è la cosa giusta. Tu hai due figli, Kevin e Patrick. Stanno seguendo le vostre orme? Beh, sono di Kevin, so molto. Oppure, soprattutto Patrick è interessato ad altro? No, loro, sai, fanno più sport perché noi non li abbiamo mai pressati, cioè, non abbiamo mai spinti a fare ciclismo. Per cui hanno iniziato sempre con me, comunque alla scuola di mountain bike, da piccolissimi, per cui la tecnica ce l'hanno, quella non gli manca. Poi però Kevin aveva voluto lasciare la bici e giocare a basket per 4 anni, per cui è andato anche con la Tezzegna a Verona. Poi ha detto basta, basket, provo, vado in bici, ha voluto lui. Lui ha saltato però gli anni importanti, allievo, soprattutto l'ultimo degli esordienti, allievi. Ha iniziato adesso, 2 anni, insomma, da junior, a ritornare con la bici.
Ma lui, avendo già la tecnica prima, una gran tecnica, che ha lasciato, ma è ritornato e gli è bastato un niente per, insomma, per essere sì, qua. Sì. Anche lui, tra calcio, portiere, adesso gioca fuori. Adesso l'anno scorso mountain bike, perché anche lui ce l'ha. In quest'anno strada, perché voglio provare anche io la strada, per cui multidisciplina, sì. Giusto, giusto, giusto. Poi, siccome ha fatto ciclismo, quindi le abilità coordinative le ha imparate nel momento giusto della sua vita, quindi sicuramente gli serviranno. E, qual è il sogno di Paola Pezzo che non è ancora riuscita a realizzare? Non saprei. Quindi nessuno. No, i miei sogni che avevo sono stati realizzati tutti, insomma, adesso tutto quello che viene, insomma, niente, nessuno, non so prego. Senti, sovraimpressione, c'è una bella domanda che ci fa un nostro, vabbè, un amico del Piemonte. Cosa si deve fare per vedere più MTB in TV? Cosa bisogna fare? Sarebbe un bellissimo sport che appassiona tantissime persone. Bisognerebbe, visto il numero di iscritti che abbiamo nella mountain bike, dove bisognerebbe andare là, battersi per avere più ore in TV, perché chi ha più iscritti nel settore avrebbe diritto ad avere anche più ore di TV, per conto mio. Senti, invece... Tosto che vada a battersi per far vedere questo sport. Senti, qui c'è un tuo spasimante che dice che il sogno che non hai ancora coronato è quello di sposarlo. Ah. Tale Paolo Rosola, vedi? Che è un briccone. Ma chissà, magari quello, dai. Senti. Tornando a parlare delle scuole di ciclismo, diciamo al di fuori dei nostri confini sono per la maggior parte nazionalizzate o quasi, quindi sono famose le scuole, la scuola di ciclismo inglese, quella australiana, insomma, che ha insegnato molto. Qui da noi in Italia la crescita dei giovani talenti è affidata soprattutto alle persone come te, i volontari, gli appassionati. È auspicabile un cambiamento oppure va bene così? No, bisognerebbe fare delle scuole talento come fanno tutti, tenere seguiti questi ragazzi, come crescono, monitorarli, iniziare da giovani, fargli fare, insomma, per vedere come crescono questi ragazzi, però per un futuro avere qualche atleta a livello nazionale, internazionale, mondiale, olimpico. Da noi manca questo, proprio prendere il ragazzo da piccolo, farlo crescere, tenendolo sempre sotto controllo. Certo. Senti, abbiamo esaurito il nostro tempo. Purtroppo sono andato un po' oltre a quello che ti avevo promesso, Paola, la mezz'ora. L'ultima domanda che ti pongo è questa qua, poi ti lascio le tue incombenze. Cosa ti senti di suggerire alle giovani leve che aspirano a diventare professionisti, soprattutto della mountain bike? Ma questo sport è bellissimo perché c'è contatto con la natura, è avventura, è esplorazione, per cui quando inizi, insomma, ecco, di prenderlo da un gioco, un divertimento. Poi quando si capisce veramente che si ha le qualità, allora viene il momento dove bisogna impegnarsi come in tutto, come nella scuola, nel lavoro, e se c'è, insomma, questa passione come ho detto prima, insomma, con la volontà, con la buona volontà, con la forza, la forza d'animo, insomma, si può riuscire a vincere qualsiasi cosa, si può arrivare ovunque, insomma, però non esagerare da giovani, finché sei giovane, divertirsi. Senti, io ti ringrazio, Paola, e credo che la maggior parte di coloro che erano in collegamento con me e con te sicuramente si uniranno a questo ringraziamento. Ringrazio un po' meno Paolo, che insomma è servito a poco. No, ovviamente ringrazio anche lui, che è stato bravissimo, quindi ha messo a punto
il set delle luci lo dobbiamo menzionare, altrimenti si arrabbia. Niente, come hanno suggerito, speriamo di rivederti al più presto sui campi di gara, magari quindi allietare con la tua presenza questo periodo post-Covid che speriamo finisca in fretta. Speriamo, dai, io con il figlio magari sui campi di gara ci vado, loro fremano per correre, speriamo che insomma si parte più presto, certo che ci sono delle regole, bisogna adesso rispettarle. Guardalo qua, che guarda chi ti saluta. Bambini. Vedi che Emanuele è arrivato. Va bene. Grazie mille Paola e grazie a tutti voi per aver partecipato con noi a questa puntata con una splendida atleta. Grazie mille. Grazie a voi. Buonasera.